Bombe, depositi edili dati alle fiamme, sparatorie, omicidi spaccio in pieno centro. Sono gli eventi criminali che stanno caratterizzando l'area del nord barese in questo mese di settembre e la coperta sembra essere sempre corta, i sindaci sempre più soli e bisognosi di aiuto e di più forze dell'ordine sul territorio per fronteggiare l'emergenza. Ieri a salire in prefettura dal prefetto Antonio Bellomo per un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato il sindaco di Palo del Colle, nella città alle porte di Bari. Il 15 settembre scorso un commando armato esplose 5 colpi di pistola in pieno giorno nei pressi di un istituto scolastico e a rimanere ferito è stato un operaio 37enne. Sono tornato qui in comune con già una buona notizia, ovvero il rafforzamento delle forze dell'ordine presenti sul territorio da parte dei carabinieri con delle unità ad alto impatto che saranno dislocate sul nostro territorio, che negli ultimi giorni hanno già prodotto degli importanti risultati. Si attendono invece risultati importanti a Molfetta, dove si sono registrati 2 incendi in diversi depositi edili in Contrada San Lorenzo e in Fondo Favale. Quest'ultimo ha costretto anche all'evacuazione di cavalli e pecore all'interno di una stalla. I fatti seguono i 2 ordigni esplosi 15 giorni fa in altrettante palazzine in costruzione nel raggio di pochi chilometri l'una dall'altra. Mi auguro quanto prima che si abbia la individuazione dei colpevoli, se sono di natura dolosa. Ho già inviato una richiesta di sollecitazione di rinvio di nuove forze dell'ordine al signor prefetto. Mi auguro quanto prima, sono certo che la capacità e la dedizione delle forze dell'ordine ci porterà quanto prima a dei risultati. Il sindaco di Corato per chiedere aiuto è andato persino a Roma dall'onorevole Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'interno. In città l'ultimo evento delittuoso si è verificato il 18 settembre, quando il titolare di una tabaccheria ha trovato all'interno del distributore delle sigarette un ordigno inesploso. Ma in città sono tanti i reati da reprimere, per questo servirà aumentare anche l'organico del commissariato. Dobbiamo impedire che l'infezione della criminalità organizzata possa intaccare il nostro tessuto urbano, sociale, anche la nostra economia. E ci sono oggi segnali inquietanti legati allo spaccio, legati a forme di pressione nei confronti del mondo del commercio. Questi segnali vanno individuati e nello stesso tempo stoppati, fermati.